Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Cari amici, il mese di settembre è il mese in cui c'è una ricorrenza importante, la ricorrenza della esaltazione della Santa Croce. Allora voglio offrirvi alcune riflessioni in merito ai crocifissi. Molti ritengono infatti che certi crocifissi adornati e con forme non proprio da croci siano del tutto inappropriati. Ma è davvero così? È ben conosciuto il crocifisso di Cimabue del 1288, una tavola di 448 centimetri per 390. Questa tavola si trova a Santa Croce a Firenze. Gesù sembra adagiato sulla croce, le stigmate sono ben visibili, ma non colpiscono immediatamente lo sguardo. Colpisce il volto di Gesù che, dopo aver vissuto gli spasmi della sofferenza, si mostra sereno. Colpiscono anche le immagini che sono agli estremi del patibulum, cioè dell'asse trasversale della croce, che raffigurano la Vergine e San Giovanni, i due personaggi più importanti che accompagnarono Gesù fino alla morte. Oltre tutto questo colpisce anche un'altra cosa, e dobbiamo dire anche molto di più colpisce, la forma della croce. Ovviamente non mi riferisco alla forma della croce come croce, quanto all'eleganza di questa forma, una croce che ha una schematicità e simmetria evidenti. Si tratta di un modo di rappresentare la croce di Gesù molto diffuso nel Medioevo, lo stesso Cimabue lo utilizzò più volte. Questo modo di rappresentare la croce di Gesù vuol significare che nella croce c'è una bellezza dinanzi alla quale nessuno sguardo può rimanere indifferenti. Non si tratta di una bellezza che avrebbe la croce in quanto tale, ma la croce per eccellenza, appunto la croce del Redentore. In questo caso la bellezza è data dal fatto che la croce rappresentata è sì una croce, ma non è semplicemente questa. È una croce perché comunque è evidente la forma tipica e inoltre la presenza di Cristo dissolve qualsiasi dubbio, ma non è semplicemente una croce perché ci sono delle forme che ne smussano la durezza e ne abbelliscono la struttura. Insomma, coloro i quali rappresentavano la croce di Gesù in tal modo, in questo caso Cimabue, volevano dire che la croce di Cristo è archetipo di bellezza. Archetipo significa principio, modello esemplare, dunque la croce di Cristo è modello esemplare di bellezza. La bellezza si realizza quando il segno, nel caso delle arti figurative, o la parola, nel caso della letteratura, riescono ad esprimere qualcosa che sia soddisfacente per il vivere, quando riescono ad esprimere una domanda e preferibilmente anche una risposta capace di centrare e risolvere la questione del vivere. Torniamo al crocifisso di Cimabue del 1288. Ci sono ben tre verità evidenti che esso esprime. La prima è Cristo stesso inchiodato sulla croce, la seconda è la croce in quanto tale con la sua specifica forma, la terza è l'eleganza della croce. La prima, Cristo inchiodato alla croce, è l'unicità della risposta cristiana alla questione della morte. Secondo il cristianesimo la morte non è stata creata da Dio, ma è entrata nel mondo in conseguenza del peccato originale. Posizione questa che non ha per esempio l'Islam, che pur credendo nel peccato originale afferma che questo peccato avrebbe riguardato solo Adamo ed Eva, senza procurare alcuna conseguenza nei discendenti. Dunque la morte esisterebbe perché Dio stesso l'ha voluta. Le religioni orientali, induismo e buddismo, pretendono invece risolvere la questione della morte affermando la sua non esistenza, dal momento che l'individualità umana è un'illusione e dal momento che la morte è la distruzione dell'individualità, allora anche la morte sarebbe un'illusione. Conclusione che è alquanto ridicola. Il cristianesimo invece da una parte non invita ad amare la morte in sé, perché essa è una conseguenza del peccato e non qualcosa che Dio avrebbe introdotto nella vita umana, dall'altra dà una risposta consolante. L'uomo non è solo dinanzi a questo grande mistero. Dio incarnandosi ha fatto esperienza della morte e la sconfitta con la resurrezione. La seconda verità del crocifisso di Cimabue,
la croce, la sua forma, cioè, riguarda il come vivere la verità di Cristo. La croce ha due assi, uno verticale e l'altro orizzontale. L'asse verticale simboleggia il rapporto tra l'uomo e Dio, l'uomo che è chiamato ad elevarsi per incontrare il suo Signore e per farsi giudicare dal suo Signore. L'asse orizzontale invece simboleggia il rapporto tra uomo e uomo. L'uomo non può vivere da solo, egli incontra la verità in una dimensione comunitaria, che è appunto la Chiesa. Nello stesso tempo, però, l'asse orizzontale, inchiodato su quello verticale, a conferma che non può esistere autentico rapporto comunionale se non nell'individuale riconoscimento di Dio. D'altronde lo dice stesso la parola fratello. La parola fratello si può riconoscere l'altro come fratello se prima si riconosce un padre comune. La terza verità è l'eleganza della croce. Ci parla della dimensione armonica. L'unione delle due verità precedenti danno come esito la bellezza, perché sono due verità che si completano a vicenda e che dicono all'uomo che tutto può essere risolto a condizione che quell'evento, cioè la crocifissione, non vada disperso con l'impietà e con il rifiuto della grazia santificante. L'eleganza è il segno di una bellezza che attira lo sguardo, ma senza un'eccessiva ricercatezza di elementi decorativi. L'eleganza è la sintesi di tre componenti, la sobrietà, l'austerità e il decoro. Non è né solo sobrietà, né solo austerità, né solo decoro, ma il giusto dosaggio di tutti e tre. La croce di Cimabue esprime con eleganza l'unicità della risposta cristiana. San Bernardo di Chiaravalle, nel De Diligendo Deo, afferma a proposito del sacrificio di Cristo sulla croce: la prima volta che ha operato ha dato me stesso a me stesso, ma la seconda volta mi ha donato sé, e donandomi sé mi ha restituito a me stesso. Dio, dunque, creando l'uomo, ha dato l'uomo all'uomo, dice San Bernardo. Offrendosi sulla croce ha dato all'uomo se stesso, e dando se stesso ha fatto sì che l'uomo fosse restituito all'uomo. La croce di Cristo è la possibilità di far sì che l'uomo scopra finalmente l'armonia tra la sua vita e il reale. Ecco dunque la bellezza di tanti crocifissi. Bene, cari amici, terminiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.